Siamo in diretta, signori miei, dentro il pomeriggio del villaggio in questo 10 di settembre 2020. Sono sempre in compagnia di Daniele Cangi. Ciao, ciao di nuovo, ciao a presentatore, tutti. Showman. Tu, in bianchino, muratore. Tu, quello che c'è da fare, quello che idraulico, si fa, il fine settimana anche meccanico. Sì, tutto di più. Meglio che non hai detto falegname, perché mi potevo soffermare a quello. Allora, che sai, non si sa mai. Ma perché. Tu lo sai perché il falegname si chiama falegname? No. Perché fa legname. Va bene, questa. Ce l'hai la risata quella brutta? Lo fa. Allora, dopo questa battuta potrei anche chiudere il programma e dar l'appuntamento a domani, però non lo faccio perché dobbiamo parlare di una cosa. No, parliamo di una cosa seria, perché si parla di spettacolo. Parliamo di spettacolo e quindi parliamo di quella che tu stavi seguendo su Instagram fino a pochi secondi fa, giusto? Quella che mi hai detto tu, sì, su... Lascia perdere. No, io c'ho... No, è stata la mia curiosità di seguire Angela Chianello. Sì. Perché mi hanno detto, ha quasi raggiunto un tot di follower. Cioè, considerate che Angela Chianello ha 175.000 follower. Allora, quella di non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid, esattamente. Ma tu sai che sull'Instagram, sui social, anche Roberto Lipari, che è stato comico siciliano, eccetera, lui ha lanciato un hashtag e sta riscuotendo un grandissimo successo. L'hashtag è seguite Alberto ma non Angela. Cioè, praticamente ha detto non vuole essere una sfida contro Angela di non ce n'è Covid, ma a far crescere la cultura. Però giustamente lui dice vorrei che la cultura prendesse il sopravvento. Che sarebbe la cosa fondamentale. Una cosa giusta, buona e giusta. Ecco, e so. Tu pensa che il profilo di Alberto Angela su Instagram è stato incrementato nei giorni scorsi di 110.000 follower. Vedi che basta poco per per un profilo. Cioè, noi si parla dei nostri follower, cioè siamo a livelli base, insomma. Sì, cioè, abbiamo insomma un tot 3.000, insomma, 1.000. Però cioè, qui se si parla di 175.000 follower per una signora che poi, se non erro, qualche giorno fa, ora sembra ieri l'altro, è stata... cioè, hanno parlato di lei anche, vabbè, cioè, a livello nazionale, sì, su scala nazionale di programmi. Sì, sì, cioè, Barbara Duce, che ha fatto robona. D'altronde l'ha creata lei, questo mostro. Sì, no, ma quindi... tu pensa che grazie a Barbara Duce che abbiamo la cultura sta andando avanti. Perfetto. Caro mio, però parliamo di spettacolo. Parliamo di spettacolo, di cose serie, sì, perché mercoledì, come anticipavamo, andrà in scena un nuovo DPCM, come hanno scritto oggi sui giornali. C'è un nuovo DPCM, ma non è il nuovo DPCM del presidente del Consiglio Conte, ma è uno spettacolo che si chiama DPCM, che significa dobbiamo parlare come mangiamo. Mm-hmm. Tutto nasce da una semplice idea, che è quella che se il presidente del Consiglio, chiunque ci sia stato, non è una critica all'attuale presidente del Consiglio né a tutti quelli che verranno dopo o sono venuti prima, ma se il presidente del Consiglio avesse parlato come mangiamo, avremmo capito come comportarci durante il lockdown, durante questo periodo, oppure no? Ecco, da questa domanda nasce lo spettacolo. Allora, lo spettacolo esce dalla tua mente... Dalla mia e da quella di Roberto Corsini, che ci tengo sempre a citare, certo, perché ha scritto con me lo spettacolo. Allora, dimmi un po' più o meno cosa succede, non mi risvelare tutto perché sennò è che... Allora, come ogni spettacolo comico teatrale si dividerà in due. Tu dici primo tempo, prima parte, seconda parte, primo tempo, secondo tempo. No, fase 1 e fase 2. E tutto parte da... quell'11 marzo 2020, ormai data storica, dove il presidente del Consiglio Conte annuncia la chiusura totale dell'Italia, e quindi sono delle riflessioni del comico, che sarei io, in uno stato completamente nuovo per quello che ci riguarda, che ha riguardato molti di noi. E che cosa succederà in questo spettacolo? Parleremo di tutto e di più e di tutto ciò che ci ha fatto ridere, ci ha fatto divertire, appassionare, se possiamo utilizzare una frase che è stata molto sentita e criticata durante questo periodo, di tutto quello che è successo, anche delle cose più strane. Ma non sarà soltanto uno spettacolo comico, perché rifletteremo anche su alcuni punti. Allora, in questo spettacolo i protagonisti chi sono?
Questo spettacolo è uno spettacolo completamente nuovo e il protagonista sono io, da solo, completamente da solo con un microfono sul palco, senza musica, senza fronzoli, senza nessun tipo di aiuto esterno, io, la mia memoria e magari un monitor per evitare di dimenticarmi qualcosa, perché non si sa mai. Ah, vabbè, questo sai, qualità avanza, non è che... quindi sarà una specie di monologo. Sarà uno spettacolo puro stile stand-up, quindi mi distanzio un po' da quelli che sono i classici monologhi che ho portato in scena fino adesso e farò più uno spettacolo senza limitazioni, sparando proprio a zero su tutta una serie di eventi successi durante questo periodo. E sì, si parlerà, si discuterà, sarà un monologo che a tratti, chiaramente, come sempre nei miei spettacoli, coinvolgerà anche il pubblico presente, perché ci sarà un pubblico presente che potrà anche mangiare, perché c'è una bellissima cena prima dello spettacolo di stinco con patate, quindi che insomma, buono, sì. Che buono, che a me piace da morire. Allora, qualora qualcuno volesse partecipare, qualora qualcuno volesse partecipare, dovrà contattare il casale di Pieve a Quarto, località Pieve a Quarto, siamo a 3 km da Arezzo. Vicino a casa mia. Sì, fuori veramente ad Arezzo, e in questa bellissima location dove ci sarà, prima, come dicevo, una strepitosa cena di stinco con patate, antipasto, vino, acqua, tutto 20 euro, ragazzi, 20 euro, cioè proprio niente per tutto niente. Quello che vi verrà offerto, e in più vi verrà offerto allo stesso prezzo anche lo spettacolo, che sarà uno spettacolo sì un po' particolare perché verrà ripreso, quindi le persone in sala potranno anche godersi di tutti i retroscena, i dietro le quinte, tutte quelle cose che magari poi potranno essere proprio protagonisti di un futuro film. Sì, vabbè, che non so, ho detto una cosa così, ma sì, sarebbe ma bello, ma diciamo, ma sì, ma dai, ma facciamo, tanto siamo in in radio, poi nessuno, cioè magari fra due giorni sono dimenticati, cioè che film un porno, qualcosa, no. Ma però magari ci sarà tipo un docufilm bello, un documentario su quello che è lo spettacolo. Ma perché no, ma più che quello che è lo spettacolo, lo presento io il docufilm, faccio Piero Angela. Lo faccio bene quello. Però devi partire dai dinosauri, ma se certo, fai Piero, è normale, la partenza è sempre quella, tu ti devi preparare sempre da lì. Cosa c'è di particolare in questo spettacolo che ti preme, nel senso, c'è un qualcosa che tu ti ha spinto proprio a fare questa cosa qui? Allora, in realtà, come si dice, quando vuoi esorcizzare le tue paure, devi esternarle. E siccome io sono sempre stato un po' un abitué da diversi anni a portare sul palco quello che di spiacevole accade o è accaduto nella mia vita, siccome questo è un periodo spiacevole un po' per tutti, facciamo una sorta di esorcizzazione di gruppo, nel senso una sorta di terapia. Ciao, sono Daniele, sono 13 giorni che non sto in casa, chiuso, eccetera, eccetera. Quindi cercare di esorcizzare un po' sicuramente le paure mie e del pubblico che verrà a vedere lo spettacolo, facendoli divertire, facendogli ricordare un momento un po' particolare con il sorriso. Questo è il primo obiettivo che cercheremo di centrare mercoledì sera. E poi soprattutto appunto quello di blandamente portare in scena tutta una serie di spezzi e spezzoni e monologhi scritti durante il lockdown, che non avrebbero avuto nient'altro che un pubblico virtuale, ecco, se avessimo utilizzato questi pezzi per metterli su YouTube, su Facebook. Sarebbe stato solo un pubblico, tra virgolette, non davanti, ma davanti a un monitor. Esattamente. Quindi abbiamo messo insieme le idee, radunato un po', ci sono state tante ore di lavoro, chiusi in casa dopo il lockdown, quindi ci siamo richiusi con per preparare con l'amico Roberto per riscrivere tutto quanto, e quindi io da qualche settimana ormai non faccio altro che addormentarmi col copione. vabbè, poi... Ma allora, ricordiamo dove e come poter partecipare. Il giorno preciso è mercoledì 16 settembre al Casale di Pieve a Quarto
ad Olmo, in provincia di Arezzo, 3 km da Arezzo, se lo trovate cercatelo su Google. Sì, ma poi è vicinissimo. Ma sì, è vicinissimo, assolutamente. Vicino c'è anche casa mia, dopo volete venire a dormire a casa mia. Poi c'è Mister Leo che vi ospita a casa sua, c'è l'obbligo di prenotazione perché chiaramente dobbiamo realizzare tutto nelle normative anti-Covid vigenti, eccetera, eccetera, e soprattutto venite con uno spirito solo, quello di non essere troppo critici, ma di divertirvi e basta, nel senso, se ci sarà qualcosa che potrà far storcere il naso perché magari si affrontano argomenti anche abbastanza pesanti che qualcuno magari potrebbe soffrirne, ecco, motivo per cui registriamo anche lo spettacolo, perché non vogliamo portare in scena da qui al futuro un periodo che magari una parte di persone si vuole dimenticare. Quindi noi lo faremo questa data con il pubblico, lo registreremo e poi da Natale molto probabilmente sarà disponibile per l'acquisto online, quindi la gente potrà vedersi lo spettacolo che, certo, realizzeremo mercoledì sera comodamente seduti in casa, ma venite solo ed esclusivamente con la voglia di passare 45 minuti di divertimento che poi tra backstage, riprese diventerà anche un'ora e mezza, ma solo con la voglia di divertirvi e di essere un po' più, non dico, non vorrei dire cose molto particolari, però insomma con l'idea che è uno scherzo, si fa questa cosa per divertirci e, come dicevo, per esorcizzare un periodo che per tutti noi è stato un po' particolare.